Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Lova. Oggi è un video insolito, ovvero un video che non ho mai fatto e mi è stato richiesto da una di voi, ovvero mi trucco con il mio prodotto preferito per categoria. Era già da tempo che avevo anch'io questa idea, però non l'ho mai fatto questo video perché non pensavo che vi potesse interessare. Ho intenzione, visto che come ben sapete ho tantissimi prodotti make-up, ci sono molti prodotti che amo e che preferisco, low cost e prodotti high cost. Quindi farò due versioni, versione high cost e versione low cost. Oggi ovviamente andiamo con il low cost. Ovviamente avendo tanti prodotti, provando tanti prodotti, ci sono tantissimi prodotti che mi piacciono un sacco, parlo ovviamente di prodotti low cost. Ma se dovessi fare una scelta, scegliere soltanto un prodotto per categoria, questi sono i prodotti e quindi direi proprio di iniziare dalla base luminosa, ovvero il multitasker di Rimmel. Prima di provare lui, il mio preferito era quello di Maybelline, il 4 in 1 Glow, ma da quando ho provato lui me ne sono letteralmente innamorata, mi piace tantissimo. Anzi, vi dico, lui è proprio il mio primer base luminosa preferito in assoluto, che sia high cost, medium cost, low cost. Sapete che amavo a livello di fascia di prezzo high cost quello di Charlotte Tilbury, però da quando ho scoperto prodotti, diciamo, dupe più economici, quello di Charlotte Tilbury non l'ho acquistato più, ma da quando appunto ho provato lui è proprio il top del top. Perché? Perché questo prodottino, a differenza di molti che ho provato, ha una formula un po' diversa, questa è nella colorazione numero 2, ovvero non è la classica formula cremosa come diciamo un fondotinta, ma è molto liquidina. Ora non so se si percepisce, spero che di non fare danni. Vediamo, cioè guardate, di solito questo genere di prodotto ha una consistenza molto più corposa, invece questo assolutamente no. Poi vi chiedo scusa, sono ancora molto raffreddata, questo raffreddore non mi vuole lasciare. Dicevo, questo qui proprio perché è una formula molto liquidina sul viso, è veramente sottilissimo, impercettibile. E poi questo finish veramente luminoso, glass skin, dà proprio quell'effetto, fatemi passare questo termine, bagnato. Veramente è molto bello. Questo qui l'ho già riacquistato per la seconda volta. La prima volta che l'ho acquistato, diciamo che a livello di prezzo non era proprio low cost, perché l'unico sito dove era disponibile, perché era all'inizio, parlo di maggio-giugno, era su Notino e costava intorno ai 16-17 euro, quindi non proprio low cost. Però ad oggi, che si trova su molti siti, anche da quello che ho capito, da acquasapone costa intorno ai 10 euro. Cioè, guardate quanto è bello proprio l'effetto bagnato glass skin. E poi con qualsiasi fondotinta che l'ho provato si comporta benissimo, non dà nessun problema con appunto i fondotinta. Come fondotinta, sicuramente in molti sanno perfettamente che il mio preferito in assoluto low cost è lui. Sempre di Rimmel, il Lasting Finish, questo è nella vecchia versione perché hanno fatto una nuova versione che ho provato e non mi piace assolutamente. Ad oggi, di tanti fondotinta low cost che ho provato, non sono riuscita a trovare il fondotinta che può sostituire lui. Ce ne sono di belli che mi piacciono, ma lui è veramente stupendo. Questo è nella colorazione 200. Ho quasi tutte le colorazioni di questo fondotinta. È bello questo fondotinta, mi piace perché nonostante è un fondotinta, non è un fondotinta leggero, direi più che altro copertina media, ma rimane davvero molto molto sottile, impercettibile, dà proprio quell'effetto, non dico filtro, però Ci guardate siamo. quanto è bello questo fondotinta, lo amo, mi piace un sacco, non smetterò mai di consigliarvelo, soprattutto per chi ha la pelle secca, perché questo fondotinta viene descritto come fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle. Ora, sapete, ve ne ho parlato recentemente quando vi ho mostrato il fondotinta di Catrice, il nuovo. Difficilmente io ad oggi ho trovato un fondotinta descritto come adatto a tutti i tipi di pelle che funziona anche su pelle secca. Quello di Catrice è questo qui. Questo qui è un fondotinta, come potete leggere, garantisce 25 ore di tenuta, ma anche no.
Però effettivamente ha una lunga durata, si asciuga, si autofissa, in questo momento è completamente asciutto. Però la cosa particolare è che nonostante sia asciugato totalmente, non mi sento la pelle tirare, non mi sento la pelle ancora più secca. Veramente è molto bello, poi per quello che costa, ripeto, al momento costa sui 6-7 € su Amazon, non so, ripeto come vi dicevo prima, se questo fondotinta continuerà ad esistere, io spero di sì, anche se io ho già fatto scorta, ne ho acquistati altri due di questa colorazione 200, che è la mia colorazione invernale. Io spero di sì perché la nuova formula, ripeto, l'ho provato, non mi piace, è molto più pastoso, poi le colorazioni non corrispondono assolutamente alla vecchia versione. Come correttore lui, il Butter Glow Concealer di Physician Formula. Prima di provare, di conoscere più che altro, lui il mio preferito era quello di Elf, quello nella versione idratante, ma da quando ho scoperto lui, ho provato lui, cioè lui è il mio preferito come correttore low cost. Mi piace questo correttore, questo è nella colorazione light. Mi piace come correttore perché, oltre ad essere un correttore dalla coprenza media, rimane molto sottile, impercettibile. E in più ha questo finish glow che sapete io amo nei correttori, non mi piacciono assolutamente utilizzare correttori dal finish opaco. Cioè, guardate come questo correttore, proprio per via del suo finish luminoso, mi va proprio a cambiare l'aspetto del contorno occhi. Poi costa veramente pochissimo. Ora, a parte Douglas, che questo correttore lo vende a 18,90 €, vabbè. Douglas con i prezzi ovviamente si fa sempre riconoscere, però effettivamente questo correttore l'ho trovato su Notino dai 7-8 € e su Amazon cambia in base alle colorazioni ma non va oltre i 10 €. Come bronzer ovviamente lui l'Ultra Creamy Bronzer, stupendo, è di Makeup Revolution, è un bronzer dalla formula molto cremosa, fondente, ha una sfumabilità assurda, si fonde appunto con la pelle e ha anche un'ottima resa. Il costo di questo bronzer costa 7 €. Vi dico io, questo bronzer lo preferisco addirittura a molti bronzer high cost che ho provato e che ho nella mia makeup collection. Questa è nella colorazione medium, ma ho anche la colorazione light, solo che è un po' strana la cosa, cioè la light è una colorazione più aranciata, più da bronzer, invece la colorazione medium, guardate, è una colorazione più neutra, fredda, quindi ottima per fare contour. Ora, guardate la sfumabilità di questo bronzer. Cioè, veramente molto, ma molto bella. Bello, perdonatemi. Sono contenta che Makeup Revolution, questo forse è uno dei pochissimi prodotti che da quando è uscito sono ormai 5 anni che c'è questo bronzer, 4-5 anni ancora è reperibile. Perché come ben sapete Makeup Revolution ha questo vizio, chiamiamolo così, che ogni volta che produce dei prodotti che vanno virali, che comunque performano e funzionano, in giro dopo un annetto, 2 anni, smette di produrre il prodotto. E questo per fortuna c'è, non questo sarà, è un prodotto. Allora, calcolate che questo qui già è il terzo barattolino, confezione che acquisto. Continuerò ad acquistarlo sempre. Cioè, guardate. Poi anche la colorazione, questa qui, come dicevo, è proprio perfetta anche per fare come contour. blush. Sapete che io sono ossessionata dai blush, ne ho veramente tantissimi, soprattutto low cost. Ma il mio blush preferito è Morphe. Gli ultimi usciti sono davvero stupendi. Hanno una formula in balma, sono super fondenti anche loro. Hanno una sfumabilità assurda. L'unica cosa, sono molto pigmentati, quindi bisogna andarci molto piano. E poi questo effetto che dà alle guance, blurring levigato, veramente molto bello. Al momento ho soltanto due colorazioni. Eccole qui, la mia preferita ovviamente è questa qui sul Borgogna. Come vi avevo già mostrato la nuova collezione, più che altro la palette collezione di per Natale, ed erano, sono usciti più che altro anche due nuove colorazioni di blush che voglio assolutamente, però purtroppo in Italia non sono arrivati, almeno da Douglas non sono assolutamente, cioè non sono disponibili. Spero che li metta disponibili, perché una è proprio Borgogna, il vero Borgogna,
E l'altra è un po' più sul rosato malva, che mi piace. Ora, guardate, anche se ve li ho già mostrati questi blush, cioè, ne ho preso veramente pochissimo. E guardate qui la pigmentazione, ma soprattutto la sfumabilità. Vengono descritti come blush dal finish opaco, assolutamente no. Non dico che sono blush super luminosi, ma sicuramente, come vi ho già detto, non sono assolutamente dei blush opachi. Come No. cipria, penso che non c'è neanche bisogno di dirvelo, già lo immaginate, ovvero la cipria di Max Factor. Questa cipria è la miglior cipria che io ho provato ad oggi, che sia high cost, low cost, medium cost, è stupenda. È una cipria ovviamente più per pelle secca, contorno occhi secco, perché è una cipria veramente sì, molto sottile, però è molto molto luminosa. Ora, se vi vado a ve la vado a swatchare, si intravedono dei micro glitter, che però sul contorno occhi non so com'è è possibile questa cosa, non si vedono assolutamente. Questa cipria purtroppo è un'unica colorazione, ora sul mio incarnato va benissimo, però sicuramente su colorazioni su pelle molto molto chiara, secondo me questa cipria non è idonea, perché non è la classica cipria traslucente, ovvero chiara. È un po' oscuretta, però guardate qui la differenza da questo lato che non ho applicato la cipria a questo lato. Pialla tanto, non si vede che ho applicato la cipria proprio perché, come vi dicevo, è veramente molto sottile. Si comporta bene durante la giornata perché molte ciprie, almeno molte che ho provato, appena applicate, sembrano le ciprie della vita, che piallano, non segnano. Però poi nel corso della giornata poi si trasforma in altro, ovvero tendono un po' a segnare, evidenziare il contorno occhi secco che ho. Invece questa cipria rimane così perfetta tutto il giorno, a prescindere se ho applicato un correttore pastoso, un correttore sottile, l'effetto è sempre questo. Questa cipria costa intorno ai 9 euro, 10 euro, dipende, varia, la trovate sia su Notino che anche su Amazon. Per quanto riguarda gli occhi, vi dico, sembrerà strano visto la quantità di palette che ho, ma come ben sapete di low cost veramente ben poco e non c'è nulla che preferisco, proprio la palette preferita in assoluto, ma anche a livello di high cost, medium cost, io ne ho le palette, mi piacciono tutte, quelle che ho le utilizzo, quindi sì, sicuramente di tutte le palette che ho ci sono palette che comunque non mi piacciono, però dire la mia palette preferita in assoluto non c'è assolutamente nulla. Però per quanto riguarda ombretti singoli e matite, sì, tipo questi matitoni di Debbie, voi sapete che io amo ricreare il classico eyeliner sfumato con i matitoni e mi piace tantissimo questo qui di Debbie, si chiama il Color Twist e Shadow, questo è nella colorazione numero 01. Peccato che non ne parla quasi nessuno di questi matitoni. Questo e c'è anche il marrone, gli unici due colori dal finish opaco, gli altri sono luminosi. Mi piace, questo secondo me è una valida alternativa al Cupizzarro di Nabla, visto che adesso sono aumentati da 15 euro che costavano, adesso costano 19 euro, questi qua costano 5,90 euro e guardate, sono davvero molto molto pigmentati. E come potete notare, comunque lo utilizzo abbastanza. Quindi vado a ricreare il mio solito eyeliner sfumato, vado a tracciare la mia solita codina e vado poi a sfumare con questo pennello di Mesauda da per appunto eyeliner super sottile. La cosa bella di questo matitone è che sì, si fissa, però non subito, si ha almeno il tempo di sfumarlo. A differenza dei Cupizzarro di Nabla, come ben sapete, già dopo un minuto già si fissano e si fa un po' fatica a sfumarlo. Invece questo qui no.
Passano più o meno 5-10 minuti, però una volta che si fissa, vi assicuro che rimane lì perfetto. Sicuramente non sarà un eyeliner super dritto, sapete, sì, mi piace ricreare l'eyeliner sfumato, però non sono bravissima. Però, cioè, guardate, per essere un matitone 5,90 euro, è di un nero, direi, abbastanza intenso, è molto cremoso, sì, come vi dicevo prima, si fissa, però si ha il tempo, quei 5 minuti per sfumarlo, veramente ottimo. Ora, per quanto riguarda gli ombretti, sapete che la mia ossessione più grande sono per gli ombretti Multichrome Triochrome, che siano in polvere o in crema. Ne ho veramente tanti, anzi, come vi avevo promesso nel video decluttering nella parte occhi, vi voglio mostrare tutta la mia collezione dei Multichrome Triochrome Medium Costa e Costa, low costa, anche se la maggior parte sono low costa. Penso che già la prossima settimana, però se devo fare una scelta, io scelgo questi qui di Astra, infatti ho tutte le colorazioni, sono veramente stupendi, non sono i soliti ombretti liquidi che nel corso della giornata tendono a spostarsi, ad evidenziare le varie pieghette e soprattutto alcune delle colorazioni, su 6 colorazioni, se non erro, ce ne sono 3 che sono dal finish glitterato. I glitter non fanno assolutamente fallout. La mia colorazione preferita, oddio, casca tutto. Intanto ve li faccio vedere tutti sbocciati, magari se non, ancora non li conoscete. Sono usciti già ormai da un annetto. Questa è la colorazione numero 01, hanno dei riflessi veramente stupendi. Numero 2, che è la mia colorazione preferita. Un bel bianco con dei riflessi dorati. Numero 3, un rossiccio barra oro, anche se secondo me non si intravede tanto i riflessi oro. Numero 4, anche stupendo. Base bianca con riflessi rosati e lilla. E numero 5, cioè guardate anche il numero 5, riflessi blu viola, è un'altra colorazione che amo, però non contiene glitter, è più un effetto metallizzato, ovvero il numero 6. Cioè, sono veramente stupendi. Vi ho avvicinato, voglio utilizzare appunto la mia colorazione preferita, ovvero il numero 2. Non vado ad applicarlo direttamente sulla palpebra, ma ne vado a mettere un po' sul dorso della mano e vado con il polpastrello e vado a picchiettare così un po' su tutta la palpebra. Cioè, guardate, veramente molto bello, formula molto sottile. Cioè, guardate la bellezza di questo ombretto, ha dei riflessi davvero stupendi. Ora, per quanto riguarda il mascara, ammetto che la scelta è stata davvero difficile, scegliere un solo mascara, perché ci sono tanti mascara che ho nella mia makeup collection low cost che mi piacciono veramente tantissimo. Però, se devo proprio scegliere sia appunto l'effetto che fa sulle mie ciglia, direi abbastanza sfigate, e anche a livello di resa, assolutamente lui di Sephora Collection, il Seize Up. Questo mascara mi piace veramente tantissimo, ripeto, da un effetto volume assurdo, dà anche una bella lunghezza, anche se io nei mascara non voglio. Cioè, preferisco più che mi dia più volume rispetto alla lunghezza, perché comunque le mie ciglia, non dico che sono lunghissime, però sono lunghe. Il problema è che mi manca, ok, perdonatemi, mi manca il volume proprio perché purtroppo ho perso molte ciglia, quindi ho bisogno di questa tipologia di mascara. Poi è un nero molto intenso, veramente bello, poi costa anche poco. La mini size io prendo sempre le mini size, perché per essere mini size comunque all'interno c'è una buona quantità, costa 6,90 euro, invece la full size, se non erro, o 13,90 o 14,90. Cioè, guardate che bell'effetto che mi dà questo mascara, veramente un volume assurdo.
Ora, ultimi prodotti labbra. Fino a poco tempo fa le mie matite preferite in assoluto erano quelle di NYX, le Liner Lauda, ma da quando ho scoperto loro, le Lifter Liner di Maybelline, cioè, le amo. Mi piacciono un sacco, purtroppo al momento ho soltanto due colorazioni, voglio prendere tutte le colorazioni tranne quella un po' più rosata, che sapete che io non amo quel colore come prodotto labbra. Purtroppo sono sold out ovunque e ho soltanto questi due colori. Numero 5, che è la mia preferita, un bel nude abbastanza freddino. E poi numero 02, un marroncino un po' più intenso e caldo. Perché amo queste matite? Perché sono molto cremose e pigmentate, ma nello stesso tempo sì, si fissano, ma non subito. Si ha la possibilità comunque di sfumarle. A differenza, ora vi faccio l'esempio, le più recenti, quelle di Wycon. Quelle di Wycon a me non piacciono assolutamente. È vero che avevo soltanto una colorazione perché l'ho dovuta declatterare perché mi si è spezzata tutta, però loro mi piacciono veramente tantissimo, poi costano anche poco. È vero, appena io la prima colorazione che ho acquistato è stata questa qui, la numero 05, acquistata su Amazon, e sono ancora tuttora intorno ai 10 euro. Però sono disponibili anche su Notino, anche se, ripeto, sono sold out, ma penso che presto ritorneranno disponibili. Costavano, io le ho pagate l'altra colorazione intorno ai 5-6 euro. Quindi ora vado con la numero 05. Colore veramente bellissimo, guardate come sono scorrevoli. Matita davvero stupenda, soprattutto questa colorazione. Appena ritorneranno disponibili, farò scorta di questo colore perché la sto utilizzando veramente tantissimo. Cioè, guardate, questa l'ho temperata sì e no due volte. Si può notare benissimo che appunto il numero 05 è il mio colore preferito. Ora, per quanto riguarda gloss o rossetti, io una volta amavo di più come prodotto labbra rossetti, quell'effetto super opaco, però nell'ultimo periodo preferisco più utilizzare rossetti da finish luminoso, magari effetto vinilico, però amo di più utilizzare i gloss. E i miei gloss preferiti da sempre in assoluto non sono quelli di Maybelline. Mi piacciono quelli di Maybelline, però se devo fare proprio una scelta, quelli di Essence. Ho quasi tutte le colorazioni, ma il mio colore preferito è questo qui. Questo più che gloss è un ibrido tra, diciamo, skincare e un balsamo, quindi è curativo e dal finish, dall'effetto gloss. Questo è il numero 03, ovvero Milk Cocoa, ed è un nude freddo stupendo. Poi con questa matita, guardate qui, cioè la combo perfetta. Amanti delle lip combo fredde, questa ve la dovete assolutamente segnare perché è stupenda. Matita labbra appunto di Maybelline numero 05 e gloss, chiamiamolo così perché si chiama effettivamente Extreme Care Lip Gloss di Essence numero 03, ovvero Milk Cocoa. E nulla, siamo alla fine del video. Questi sono i miei prodotti preferiti. Appunto, se devo fare proprio una scelta, scegliere un prodotto per categoria, questi sono i prodotti. E nulla, fatemi sapere giù nei commenti se siete d'accordo con me su questi prodotti, se li avete provati, se anche voi li amate o al contrario non vi piacciono. Vi mando un bacione come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!